superare quota, raggiungere quota 2000 tamponi in una settimana. Questo è il numero che siamo riusciti a raggiungere dall'obiettivo che ci eravamo posti con l'ASL, perché se consideriamo che non sono stati inclusi nello screening gli studenti, le persone già vaccinate, gli anziani che sono a casa perché non era previsto il tampone a domicilio e altre categorie di cittadini, raggiungere quota 2000 è un risultato sicuramente importante. L'incidenza dei positivi rispetto al numero totale di tamponi è molto bassa, è uno 0,5%, finora ne abbiamo 10, oggi l'ultimo giorno speriamo di non averne altri, però in ogni caso l'incidenza rimarrebbe comunque bassa. E da domenica, da sabato notte, quindi da domenica, rientreremo in zona gialla, così come tutto il resto del territorio regionale. Purtroppo ieri lo Spallanzani, mediante la regione, ci ha comunicato che non era possibile anticipare, come si era vociferato, l'uscita dalla zona rossa, nonostante i risultati positivi dello screening, perché comunque è sempre preferibile, quando si tratta di variante inglese, di completare il percorso delle due settimane. Perciò fino a sabato resteremo zona rossa, dopodiché da domenica torneremo in zona gialla. Sabato 13 marzo i medici di base di Carpineto Romano cominceranno a somministrare i primi vaccini a AstraZeneca. Sono arrivati la settimana scorsa 10 vaccini per medico di base, qui sono 5, quindi è un totale di 50 a settimana. È un risultato importante perché arriva al termine di uno dei momenti più bui della storia del nostro paese dal dopoguerra, e quindi è una notizia che accogliamo con grandissimo favore, perché pensiamo che sia l'inizio di una nuova rinascita, di una nuova fase nella lotta.